Ho appena ascoltato Gera Gera Po' in italiano. Meglio giocare a Wibble Wobble Wa. Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati la vostra Android91, sono io che watch Wibble Wobble, terzo episodio. Devo ammettere che sto registrando questo video dopo l'uscita del primo. E insomma, sta andando bene. UK Watch porta visual, insomma, questo è innegabile. Però continuo praticamente dall'ultima volta e vorrei innanzitutto ringraziare Manu Player che mi ha dato la password per Jibacom e Sailor Nyan che ho subito messo in squadra. E praticamente dopo aver sconfitto Trisalamandra e dovrei andare avanti. Però c'è il passaggio è chiuso a chiave. Non possiamo proseguire. Per quanto ne so, ci sono tre modi per aprirlo. Puoi spendere monete, puoi farti mandare dei punti amico o puoi far raggiungere allo yokai il livello richiesto. Chiedi aiuto a uno yokai, livello 5, Shibanyan. Sblocchiamolo. Ma Shibanyan non è l'unico che ho oltre il livello 5, se non vado errato. Però vabbè, intanto abbiamo sbloccato il passaggio, meglio di questo non ci può essere. Vediamo un po'. Allora, ho messo sì Sailor Nyan e Shibakoma, che dovrebbero salire di livello fra un paio di sfide almeno. Ah no, Shibanyan è l'unico. Ah, perché questi qua non l'ho allenati a sufficienza. Perché ho messo altri membri. Avevo diversi yokai oltre il livello 10, a dire il vero. Però siccome questi qua sono più forti, fanno più punti salute, fanno più attacco, ho detto, vabbè, mettiamo questi, insomma, che a quanto pare qua va con il rango. La cosa però che mi dà fastidio è l'Energy Max. Perché senza lo yokai dello stesso tipo, l'Energy Max non aumenta. Bisogna vedere come ottenere un'altra Sailor Nyan. Perché Sailor Nyan è più forte, dà più punti salute, dà più attacco. Però l'Energy Max, insomma, è a livello 1 ancora. Bisogna vedere come ottenerne un altro. Abbiamo intanto Sergente Quadro, subito così. Fai scoppiare al massimo 80. Al massimo. Cacchio. Ottieni una combo di almeno 4 e ottieni almeno 3.000 punti. 30.000 punti, vabbè, 30.000 punti li faccio, ma massimo 80 Wibwob? Sarà difficile. Ci dovrò tornare quando sarà un pochino più forte. Oppure devo fare più connessioni. Il problema è che questo attacca. Non è che sta fermo a aspettare che io faccio tutte quante le cose precise. Toglie anche abbastanza punti salute. Quindi insomma, vabbè, non è che se non completo le sfide mi dispiace. Però insomma sto cercando di fare un perfect. Che poi più avanti sarà impossibile fare perfect, però insomma intanto almeno ci provo. Perché ho visto già cose impossibili tipo Kama Ashura. Kama Demone. Cioè quello come fa, quello è quasi quasi imbattibile. Si fa però. Diciamo che ho sentito che è più forte del gioco, ma non lo so. Sinceramente non lo so, perché su Yokai Watch 2 si sblocca. E non so se fosse stato un boss, non so come poteva essere. Perché l'ho sbloccato. E non è facile sbloccare Kama Demone su Yokai Watch 2. Anzi, ce ne vuole troppo, ce ne vuole per sbloccarlo. Allora, io sto ancora decidendo se in modalità delirio andare alla massima potenza oppure connettere e fare attacchi leggermente più forti. Cioè, non lo so, sto ancora decidendo sta cosa. Poi le cose più belle capitano mentre non registro, che alleno gli yokai e mi fanno tipo connessioni di 20 yokai con una botta sola. Cose stupende. Ovviamente mentre registro non capitano, perché sennò sarebbe troppo bello da far vedere in video, no? Andiamo un po' con la mossa speciale. E poi Energy Max. A parte che l'avevo caricati tutti quanti, ma non ci ho fatto manco caso. Cioè, non presto molta attenzione allo schermo superiore mentre gioco. Più che altro faccio attenzione a quello sotto. Perché comunque sia, giocando da computer non è una visuale ampia di tutto quanto il. Ah! Subito reclutato, ok. Non è una visuale ampia di quello che è il gioco. Ah, ho fatto scoppiare o 80 o meno Wibwob. Quindi ok. Salgono di livello se tutti quanti. Tutti quanti, quindi non c'è problema. Bello allenamento, facciamo tutti i giorni, hop hop. E un, due, tre, poi! Yeah! Ok. Abbiamo Sergente Quadro. Per reclutare Shibanyan la seconda volta, per fargli avere un Energy Max più forte,
Devi davvero metterti in forma, lo so. Questa è una cosa che so. E ci sto lavorando, tranquillo, ci sto lavorando. Ok. Vuoi controllare le istruzioni? No, le istruzioni no, perché voglio impararmelo da solo. Non è che mi serve che mi porti per mano, papino. Però andiamo a vedere le missioni. Le missioni servono per reclutare. Oh. Ho capito. Ok, ultra terrore onirico, che cos'è? Diventa amico di Taronian. Taronian, bisogna spendere soldi per trovarlo, ciccio. Ottieni ricompensa. Utilizza 50. Riscatta tutto, riscatta tutto. Dammi tutti i soldi che hai, voglio. Esegui almeno 1500. Fai scoppiare 1500 Weebwob. Questa l'ho fatta. Però aspetta, io vorrei fare più in là, non so quanto dura, però l'evento di Bluetooth, però non so quanto dura. Questo è il problema. E inseriamo una moneta allora. Ma io andrei subito con la moneta felice prima che mi seleziona, vediamo un po' chi ci dà. Non è che voglio trovare per forza un SS, però a inizio gioco un SS, insomma. Ti cambia tutto, ti cambia. Niente di che, perché Whisper. E beh, insomma, grado B, insomma. Non è proprio malaccio, grado B. Però un SS lo voglio trovare. Insomma, facciamo a capirci. Vai. Grado A. Ci spendo 3000 monete yokai, va bene. Voglio averlo a questo punto, uno yokai un pochino più decente. No, non mi dire cazzate, Whisper. Orrinofante, Scarafante. No, non sono contento. Ne spendo altre 3000. Facciamo una capsule opening, porca miseria. Come cacchio si può chiamare? Sì, avverti il suo potere, ma. Rinofante? Che ce l'ho in squadra, Rinofante? Quindi, insomma, la sua potente mossa yokai super cornata. È stata potenziata, bene. Vabbè, non ho più monete. Cioè, ce l'ho, ma non abbastanza per andare avanti a far girare la slot Kai. Ma andiamo avanti. Abbiamo. Oh, Curaling. Perfetto. Distruggiamola. Ma livello 10. Lei è livello 15, sergente quadro? Com'era? Me lo sono immaginato. Sì, me lo sono immaginato, in effetti. Mi stavo sbagliando con quello delle fogne. Nelle fogne ho visto, ho dato una controllatina. Per essere, perché insomma mi è interessata, dico magari posso fare fogne in questo video. Invece no. Ho visto uno youtuber francese, mi sembra, che stava affrontando le fogne per arrivare a Furio. Ma già lo sapevo che si trovava Furio nelle fogne, quindi non mi ha spoilerato proprio nulla. Anzi, me lo sono spoilerato da solo, a dire il vero. Diverso tempo fa. Ci vuole il livello 41, mi sembra. Quindi è una cosa improponibile per il momento, le fogne. Le lascio alla fine, me le lascio. Vai, mondo scuro, che per realtà è un buco nero, ma va bene. Ecco, di questo stavo parlando prima. Roba incredibile, ragazzi. Dai, ok. Vai, vai, mo. Vai, Shibanyan. Avrà fatto un po' di danno queste due Curaling, maledette. Vai, mo che faccio un sacco di danni, posso cliccare a più non posso. Ok, non è che abbia fatto chissà quali danni, però. Uno è andata KO, meno male. Guarda qua, yeah baby. Boom, finito. E una Curaling amica. Per il momento mi tengo Seornian, perché comunque sia, insomma, è abbastanza potente. Però, se non trovo il modo di reclutarne un'altra, mi recluto un'altra Curaling. Perché poi so che si possono anche fare le fusioni, quindi potrei fare subito l'imbermiera. Anzi, mo vedo un attimo se si possono fare, va. Ah no, mi sa che ancora non posso fare la fusione. Devo arrivare, mi sa, al tempietto Zen. Ah, come il gioco praticamente, come il gioco standard. Eh sì. Va bene, però abbiamo un altro gnomino. Se reclutassi un altro gnomino. Potrei anche magari tornare a usare lui.
Certo, l'attacco e gli IPS scenderebbero, però è un sacrificio che sarei disposto a fare per un Energy Max più potente, Perché ok che conta l'attacco, però insomma, devo giocare anche un po' con la testa, perché non è che posso per forza fare uno yokai, un team più forte, però a discapito dell'Energy Max degli yokai. Insomma, capiamoci. Perché sì, lei cura, ok, Sailor-Nian, però Segnomino ha un Energy Max di livello più alto, già a livello 2 mi cura di più di Sailor-Nian. Sì, magari ci rimetto un po' in punti salute e attacco, ma a un certo punto non ne frega niente. Io spero che in questo video l'audio sia decente, perché le volte che ho provato a registrare con Bandicam, Yo-Kai Watch, Wibble Wobble, tutte e due le volte l'audio faceva schifo. Mentre registrando altre cose, no. Io spero non sia perché Bandicam e perché sto giocando su computer, ma non penso, spero non sia per questo motivo. Ok, non mi do niente per ora, però intanto ho fatto tutte quante tre le stelline, va bene uguale. Facciamo almeno fino al 20. Abbiamo un Trispec, ok? Traspec, perché Trispec? È Traspec. Trispec è l'altro, ci porta nel passato. Ma Traspec, insomma, è abbastanza resistente come yokai, Intendo in questo gioco, negli altri, insomma, non è che sia di grande aiuto. Che poi l'unico utilizzo che si fa di Traspec nei giochi è per spostarsi da un punto all'altro. Non è che lo usiamo per altri scopi. Perché per giocare è proprio inutile come yokai. Mi spiace a dirlo, ma è così. Vai Sailor-Nian, vai Shibanian. Vai, vai, bravissimo. È finita per lui, è finita. Oltre 1000 punti danno, 1123, cosa vuoi di più? Proprio lo apriamo, distruggiamo. Però chi rompe gli specchi sono 7 anni di sfortuna. Terza stella, perché no? Ottieni una combo, no. Termina con una mossa Energy Max. Ok, posso farlo. Vabbè, facciamo anche questo, poi dopo vediamo, insomma, se posso andare avanti un altro pochetto, perché comunque sia, sto vedendo, non è che ci voglia chissà quale grande difficoltà ad andare avanti, Ma questa lotta, insomma, sto sconfiggendo i cap più che attaccare a lui, anche perché, insomma, è una cosa un pochino più comoda, vedo. Perché i cap sono forti se in gruppo, Non è da sottovalutare. Allora, un utente mi ha scritto di YouTube che nell'evento di Brutus ha ottenuto Kanyan. Non ho idea di chi sia Kanyan, sinceramente. Kamega è la terza volta che ci stringo. Sì, terza volta. E arriviamo al terzo livello, ok? Posso solo immaginare cosa possa essere un Kanyan. Allora c'è in Wibble Wobble e nel terzo. Cioè, si può prendere solo dalla Krenka Kai, dalla Slot Kai? Ma facciamo anche Anguilla. Ma Anguilla anche non è che sia chissà di quale difficoltà, Sto procedendo abbastanza velocemente contro questi yokai. Insomma, mi sa che per i primi livelli sono già abbastanza più forte, Ah vai, mo col delirio. Oh yeah, baby, terminato. Non mi schioccano le dita, ce l'ho sudate. Eccezionale. Ecco, andiamo allora. Oh, anche 200 monete, bene. Guarda qua che robina, Shibanian, per essere un rango D, comparato al rango A di livello 4, lui livello 17, insomma, siamo un po' dietro, E poi la cosa, oddio, che un pochino mi dà fastidio, è che bisogna pagare per sbloccare i livelli più alti, tipo al 10 paghi, al 20 paghi, 30, 40 paghi, insomma paghi sempre, paghi per salire di livello oltre un certo limite. E questa cosa mi dà un pochino fastidio, sinceramente, perché devo pagare? Già nella vita pago per comprare giochi, devo pure pagare per fare di livello nei yokai, insomma. Sono soldi virtuali finti, però si paga sempre nella vita, e basta, a un certo punto basta, no?
Per il prossimo video pensavo di portare comunque sia tutte quante le altre password, perché non è che sia difficile. Ah, ma la cosa interessante è che per chi ha sistemi Android è che tu puoi selezionare dal gioco su opzioni codice segreto, mentre per chi ha un prodotto Apple, tipo iPhone, iPad o cose simili per giocare appunto Yo-Kai Watch, non si può fare. C'è un sito apposta che, se ritrovo, vi lascio in descrizione, perché l'ho visto tramite link vari, quindi non è che me lo sono registrato. Se lo trovo per iOS ve lo lascio in descrizione, così chi non ha quell'opzione se lo può andare a vedere, perché ho letto su un video uno: ah, ma io non ho Android, come faccio a sbloccarlo? E nessuno gli ha risposto, perché era un povero s***o, poverino. Quindi io, che sono un po' meno s***o, gli ho lasciato il link, spero che l'abbia usato. E è un sito, ma non è un sito di frode o cose simili, funziona per davvero. E l'ha provato, un sacco di utenti Apple l'hanno provato e mi hanno detto che funziona. Io non lo uso perché ho Android, quindi Android ce l'ha già implementato questo sistema della moneta, del codice segreto. Ok, terza stella, perfetto. Mi piace avere le cose complete. Oh, sapete che c'è? Al diavolo. Andiamo avanti. Questa però è l'ultima, perché poi che devo fare per avere 3 stelle? Termina con una mossa Energy Max. Dannazione. Collega almeno 5 BWOB, ottieni 37.000 punti. Ma i punti si ottengono molto facilmente, ho visto. E poi anche l'ultima sfera. Accidenti, l'ultima anima. Ehi, quanta allegria. Cos'è successo in questo livello? Tutta quanta questa allegria. Volevo collegare Rinofante, ma mi sono sbagliato. Draghetto mio, ti aspetta l'Energy Max alla fine, sappilo. Perfetto, Yo-Kai 5 Bob 5 fatto. Va Rinofante. Ah, non ce l'ho fatta. Shibanyan, tocca a te Shibanyan. Shibanyan, vai con Shibanyan, forse ce la faccio. Perché mi ha fatto molto male, Draghetto. Fatto proprio al pelo, perché il Draghetto ha fatto molti danni, ha fatto, eh. Una cosa assurda è stato il Draghetto, mio Dio. Per poco ho resistito, eh. Un altro paio di attacchi mi faceva fuori. Oh, completo. Quindi cosa succede se faccio questo completo? Dove mi fa andare? Io volevo fare completo per un motivo preciso. E adesso vedremo anche perché. Aprimi la strada, Draghetto. Non mi apri la strada. Perché non mi apri la strada, Draghetto? Perché non mi apri la strada? Forse... No, come si fa allora per arrivare qui? Non serve andare di qua? Però niente. Quindi io direi che per questo video è tutto. Volevo fare l'evento, ma... ho visto anche lì Yo-Kai, insomma, un po' troppo difficile da affrontare per il livello a cui sono ora. Vabbè, ad ogni modo, per questo video la termino qui. Nel prossimo andrò avanti, cercherò di arrivare a dopo Vela Nera, ovviamente. Anche se è l'ultimo boss, Vela Nera 35. Vedrò se riesco a farlo, tutto quanto, con una volta sola. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.